La digitalizzazione è uno dei temi principali di questa assemblea. Genova, paradossalmente apripista, rischia di diventare parte di un pentolo della richiesta sul tema del territorio. Questo elemento sommato ai cavi a 5G che sono destinati ad arrivare. Su Genova consentirà al nostro territorio di promuoversi presso le principali realtà internazionali dell'information technology, di poter essere sede di investimenti. Noi riteniamo che la comunità digitale possa diventare, dopo la comunità dello shipping, il secondo più importante insediamento di questo territorio. Dobbiamo credere nella qualità che già oggi la tecnologia esprime a Genova, con le sedi di importanti realtà come Leonardo, come Ansaldo, come l'Istituto Italiano di Tecnologia, come Ericsson, Siemens, e incrementare la presenza dell'ICT nel nostro territorio. Per fare questo dobbiamo invogliare gli investitori e lo dobbiamo fare con la qualità dell'infrastruttura tecnologica, e il 5G sta arrivando, e con la semplificazione amministrativa. Vuole investire nel nostro territorio. Chi deve fare queste cose? Queste cose deve fare prima di tutto il governo, perché il governo si deve determinare alla nomina del commissario straordinario per l'infrastruttura. In secondo luogo deve finalmente arrivare a quella tanto proclamata, ma ad oggi ancora inevasa, semplificazione e sburocratizzazione. Se vogliamo dare alle aziende capacità di investire, dobbiamo prima di tutto eliminare le zavorre burocratiche che hanno da decenni affossato la nostra capacità di essere competitivi. E la Port Authority che ruolo deve avere in questo? La Port Authority deve avere un ruolo di leadership nel portare avanti i cantieri, perché saranno numerosi, e soprattutto deve avere un ruolo di forte raccordo tra comunità degli operatori e amministrazione centrale. I tavoli dell'Authority devono diventare i tavoli dove governo e operatori si confrontano su tempi e su modalità di implementazione dei tanti progetti che ci sono su Genova e sul suo porto.